Ciao ragazzi, finalmente ci siamo! Anche se siamo a maggio, ma pare novembre, ci stiamo morendo di freddo. Eccomi di ritorno con la serie degli X-Files. E oggi, per la gioia, penso di molti, dati i risultati dei firmacopi, i risultati degli incontri con voi fans, parliamo del personaggio di Christine! Oh, sì, sentite, sentite la folla che applaude, sentite! Finalmente oggi affrontiamo il personaggio di Christine e finalmente oggi vi spiego perché è così tosta per me avere a che fare con lei. Intanto vi volevo ringraziare per il gran successo che state facendo avere al nostro Death Shield perché ragazzi siamo già alla terza ristampa. In questo nuovo formato molto più tankobon effettivamente con la sovraccopertina e che dire, ho ritoccato anche alcuni disegnucci, ho cambiato un'illustrazione, lo vedremo nei prossimi video. Ma vi devo dire che adesso è proprio come la volevamo. E vi invito a supportare ancora Death Shield anche con il prossimo volume, di cui parleremo molto presto, non temete. Il prossimo volume è proprio dietro l'angolo, il numero 2 uscirà a giugno in tutte le fumetterie, quindi rimanete sintonizzati. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per non perdervi più nessun aggiornamento, e adesso ci fiondiamo nell'X-Files di Christine. Oh mio Dio, non ci posso credere! Finalmente, finalmente, per la gioia di tutti coloro che l'aspettavano, analizziamo il character design di Christine, a quanto pare la fan favorite, nemmeno fossimo alla All Star. Ragazzi, inizio subito col dire che a me lei non piace, non mi piace, non la sopporto, non la reggo, va bene? Ok? Siamo d'accordo? Scherzi a parte, perché? Christine non la sopporto, non perché mi stia antipatica, parliamoci chiaro, nella storia o a livello di design, alla fine l'ho disegnata io, non mi potrebbe stare veramente così sul cavolo. Non la sopporto perché, detto semplicemente, il mio obiettivo con Christine, anche in concomitanza, insomma, con Luca, era quello di rendere il personaggio più attraente, più carino possibile. Dove sta? Dove scatta effettivamente la problematica in questo caso? Io vengo dallo shoujo manga. 10 anni fa io debuttavo sulle fanzine online e sul web con il mio manga, con il mio shoujo manga, chiarifichiamo, Super Bunny Chuchu. Quindi sono abituato da sempre, tra le mie mangaka preferite ci sono Naoko Takeuchi, Arina Tanemura. Com'è possibile che qualcuno che proviene, che si è fatto le ossa sullo shoujo manga abbia problemi a disegnare una ragazza? La risposta è semplice, deriva dalla scelta stilistica che è stata presa per rappresentare quest'opera grafica, ossia Death Shield. Se nei precedenti shoujo manga le mie reference erano appunto la Tanemura, la Takeuchi, la Tachigawa, dove le ragazzine prima di tutto sono molto più giovani, molto più piccole, perché parliamo di ragazzine effettivamente, come ho già detto, che hanno una fascia di età che oscilla fra i 14 e massimo 17, ma esageriamo, 18 anni. Quindi tutto è molto più rotondo, molto più delicato, pacioccoso, infantile, carnoso. Christine è una giovane adulta, stiamo parlando di 20 anni, massimo 21 anni, 22 anni, che può sembrare estremamente simile, ma allo stesso tempo non lo è, perché se nel primo caso le protagoniste degli shoujo manga sono famose per essere piatte e appunto ricordare il più possibile la giovinezza, la freschezza proprio dell'infanzia, Christine doveva essere delicata, dolce, ma fisicamente attraente nello stesso tempo. Un po' un influencer sofisticata, insomma. Questo è stato l'obiettivo che mi sono posto nella realizzazione, nella concezione del suo character design. Se per Kaito e Chris mi sono ispirato tantissimo alle K-pop star, per Christine ho veramente pensato, sapete, le ragazze Tumblr, quelle ragazze, penso americane, perché da quello che vedevo su Pinterest sembravano tutte, insomma, delle belle patatone americanozze, sapete, dell'Idaho, dell'Oklahoma, insomma, quelle belle ragazze vestite con questi completini molto casual, magliettina, giacchettino, jeans, sempre eleganti ma abbordabili come look, non stiamo parlando di Kim Kardashian e insomma quell'elevazione che
porta tutta una griffa ovunque, ma quel tipo di ragazza country, ma elegante allo stesso tempo, un po' una college girl, ecco, forse questa è la definizione migliore. Una college girl, di quelle che su Tumblr appunto si fotografano sedute nei prati, che leggono libri o bevono tè tirati fuori non so da dove, però, però quello è stato il tipo, l'esempio di ragazza che abbiamo deciso di prendere. Una ragazza apparentemente semplice ma allo stesso tempo elegante, la tipica ragazza della porta accanto che non può non fare innamorare di lei chi la vede, insomma chi ci interagisce. Tornando effettivamente poi alle difficoltà tecniche, appunto, questa via di mezzo tra Britney Spears, perché I'm not a girl, not yet a woman, di Christine, mi ha reso le cose un pochino ostiche, ragazzi, perché renderla carina sempre in ogni tavola è una challenge, è stata una vera e propria sfida, anche quando facciamo i firmacopie, voi mi chiedete, quando io scioccamente, da stolto, vi chiedo chi vuoi che ti disegno, voi mi dite Christine, e mi collassa, non so, il sistema nervoso, perché è difficile. Che voi ci crediate o no, per me è abbastanza complicato, perché mantenere delle proporzioni che la facciano sembrare fresca, giovane, adulta, ma allo stesso tempo non cavalla, perché col Christine purtroppo il rischio è quello, un punto sbagliato, un segno sbagliato e il rischio di rovinare tutto, di renderla brutta, sgraziata, troppo adulta, troppo ragazzina, troppo cavallona, ossia muso lungo, viso lungo, allungato, troppo allungato alle volte, e questo mi mette un'ansia assurda, ragazzi, perché ci tengo tantissimo in realtà al personaggio, ci tengo a farla apparire al meglio, tant'è che la prima volta che lei appare nel manga, quando la vediamo per la prima volta davanti a Chris, quella tavola io, Luca e testimone, l'avrò ridisegnata a livello sia di concept, di layout, ma sette volte, perché nonostante l'avessi anche inchiostrata forse un paio di volte, una volta sicuramente, non ero soddisfatto, non ero contento di come appariva, non era cute enough, non era abbastanza carina, mai abbastanza carina, quindi ci ritornavo e gli dicevo a Luca, no aspetta, la devo rifare, aspetta un secondo, la voglio riaggiustare, finché non ho trovato, ecco, la shape definitiva, perché la tavola di introduzione di un personaggio, ragazzi, è fondamentale, ricordatevelo, questa è proprio una regola del manga, penso del fumetto in generale, mi sento di dire del fumetto in generale, ma nel manga in particolar modo, per stabilire immediatamente un'empatia, una connessione, un contatto con l'audience e il pubblico, la prima volta che introduciamo un personaggio nella nostra storia, questo deve apparire al meglio, nella sua forma migliore, perché è proprio veramente come quando si introduce una persona ad un'altra persona, l'apparenza conta, non è vero che l'apparenza non conta, nelle relazioni sociali, nelle skill sociali, come ci si presenta anche visivamente è importante, quindi anche nel manga rendere al meglio il proprio personaggio per introdurlo ai lettori per la prima volta è fondamentale, è il primo approccio, è lì che scatta, diciamo, l'imprinting, e così doveva essere bella. Io sono molto soddisfatto del risultato ottenuto con quella tavola, con quella vignetta, la prima vignetta in cui appare Christine, e sono anche molto contento del capitolo che segue, insomma, delle tavole che seguono in generale, perché credo di aver colto bene il lato bello, delicato, elegante, attraente di Christine. Anche lei, ovviamente, come per Chris e Kaito, come vi ho mostrato nei precedenti appunto X-Files, ha avuto una prima incarnazione, una prima natura che vi mostrerò alla fine del video, il suo primo character design, dove effettivamente, per ricollegarmi a ciò che ho detto all'inizio, era molto più in linea con quella che è la protagonista di uno shonen barra shoujo manga, sembrava molto più piccola, sembrava molto molto più young e ha quasi dei richiami stilistici, non so, alle protagoniste di Food Wars, che ho visto tra l'altro ieri sera l'anime per la prima volta, e quindi adesso ho fatto il collegamento e dico, beh, effettivamente c'è qualcosa
che matcha fortemente appunto con quella che è una linea visiva più shonen manga, che punta appunto ad un audience più giovane, e che vi mostrerò come al solito il prima e dopo alla fine del video, così mi potrete dire nei commenti in realtà: ah no, mi piaceva più prima, no, preferisco questa di adesso un po' più donna rispetto a quella più bambinesca. A voi il verdetto finale. Un'altra difficoltà in realtà, detto tra noi appunto, nel disegnare questo tipo di character, non solo sta nel fatto che, come abbiamo già detto altre volte, nella mia mente l'approccio a questa serie è stata non creare dei personaggi, ossia non pensare a loro come se fossero disegni, come se fossero appunto rappresentazioni grafiche, ma come se stessi creando degli attori veri e propri che avrei dovuto far recitare in questa serie, in questo film. Quindi sembra una stupidaggine, ma l'approccio mentale è stato fondamentale, è stato completamente diverso, e anche questo credo che sia stato determinante nel creare ovviamente una difficoltà in più nel rappresentare i personaggi, perché pensando nell'ottica di ok, sono pupazzi che io sto disegnando e che muovo per effettivamente illustrare un racconto, è molto diverso rispetto a no, sono attori che stanno recitando una parte, a cui io sto facendo recitare una parte in quest'opera. Per me la differenza è gigantesca, ed è per questo forse che creare Christine è stato più complicato, perché mantenere questo lieve livello, o meglio tendere a questo lieve livello di realismo in più, per quanto agli occhi di un profano sia impercettibile, per me mentalmente ha fatto una grandissima differenza. Però, oh, che dire, alla fine sto lavoro l'abbiamo portato a casa. Christine non è che faccia vomitare, io sono abbastanza contento di lei, non sempre, perché rimane veramente la mia challenge maggiore, la mia sfida maggiore, ma diciamo che alla fine della giornata la porto a casa, ecco, ormai ci sto bene con lei, ci ho fatto amicizia, siamo diventati amici, ci stiamo simpatici, perché forse amici è un parolone, ci stiamo simpatici. E quasi dimenticavo di aggiungere che come difficoltà extra vivo anche il fatto che, nonostante io e Luca siamo molto in sintonia riguardo la realizzazione di questo manga, il personaggio non è nato dalla mia mente, il personaggio non è nato dalla mia fantasia, in questo caso, a livello caratteriale, a livello comportamentale. Quindi cercare di adattare la sua psicologia alla mia visione artistica diventa un pochino più complicato, perché quando si ha un'idea propria in mente è più facile darle forma visiva. Quando ti devi prestare all'elaborazione di un'idea di un'altra persona, la difficoltà aumenta, e in questo caso appunto si va ad aggiungere a tutte le problematiche già elencate riguardo il disegnare Christine. Però alla fine ripeto again per l'ultima volta che sono soddisfatto di lei, sono soddisfatto del rapporto che abbiamo adesso, e niente, spero di riuscire a disegnarla sempre meglio in futuro. Spero che il video vi abbia divertito, intrattenuto, interessato. Se avete commenti lasciatemeli come al solito qui sotto. Io vi do appuntamento al prossimo X-File, che è quello di Maestro Q, altro amatissimo personaggio del nostro Death Shield, e vi saluto e alla prossima ragazzi, ciao!